Ciao a tutti! Oggi prepareremo le cheesecake con crema pandistelle e biscotti batticuore. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono biscotti batticuore, crema pandistelle, burro fuso, yogurt alla vaniglia, mascarpone, zucchero a velo, colla di pesce ammollata in acqua fredda, latte, panna fresca. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere lo zucchero a velo, versare la panna che deve essere ben fredda, e la facciamo montare senza tempo e senza misurino, a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferiamola in una ciotola e mettiamola da parte in frigo. Senza lavare il boccale, abbiamo rimosso la farfalla, mettiamo adesso i biscotti e li facciamo frullare per 15 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. Ed azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 5. Il composto di biscotti è pronto. Versare in stampini monoporzioni foderati con carta da forno. Sciogliere in un pentolino la colla di pesce con il latte. Mettere nel boccale la colla di pesce che abbiamo sciolto nel latte. La crema pandistelle, il mascarpone, lo yogurt, e un cucchiaino di zucchero a velo. Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 3. Il composto è pronto, versiamolo nella ciotola con la panna. Amalgamiamo delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. Versiamola sulla base del biscotto che abbiamo ripreso dal frigo. Riporre in frigo per almeno 4 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso le cheesecake dal frigo. Adesso rimuoveremo i coppapasta, i fogli di acetato, li trasferiremo in dei piatti e li decoreremo con cacao amaro e biscotti batticuore. Cheesecake con crema pandistelle e biscotti batticuori. Grazie e alla prossima ricetta!